La linea di contrasto alla criminalità clandestina portata avanti dal ministro Maroni non cambierà. A garantirlo è il capogruppo al Senato del Carroccio, Federico Bricolo, per cui comunque problemi con gli alleati non ce ne sono, perché l'azione del governo è condivisa da tutti. Anche sul tema dei medici ci confronteremo in Parlamento. E sulle fibrillazioni di questi giorni Roberto Cota, capogruppo della Lega Montecitorio, spiega invece che chiedere troppo è nel DNA della Lega e che per questa ragione la gente sa di poter contare sul partito di Umberto Bossi. Fiducia che viene rilevata anche nei sondaggi, in cui la Lega è data in forte ascesa, tanto da aver fatto fare una rapida retromarcia al Premier, che dopo aver detto che la Lega non deve chiedere troppo, ha invece smentito dichiarando che con la Lega i rapporti sono buoni e non si registra nessun pericolo. E, sempre smentendo se stesso, ha detto di non aver mai dichiarato che le ronde non servono, come invece è pubblicato su tutti i giornali. Poco importa, sulle ronde troveremo un accordo con Berlusconi, dice il ministro Zaia. Sono un servizio popolare, semplice ed apprezzato dalla gente. Berlusconi adesso è d'accordo, salvo smentite.